Akira è uno dei film più iconici nella storia dell'animazione giapponese. L'adattamento del manga di Katsuhiro Otomo, altrettanto importante, viene celebrato a quasi 40 anni dal suo debutto come uno dei massimi capolavori del medium, tanto dalla critica quanto dal pubblico. Ogni volta che torna al cinema, come succederà il 14 e 15 marzo, c'è sempre qualcuno che però esce dalla sala abbastanza confuso riguardo alla sua nomea. In tutta onestà, è un'impressione piuttosto comprensibile. È un film tecnicamente maestoso, ma narrativamente espone il fianco a ben più di una critica. L'eccessiva compressione degli eventi, le scarse spiegazioni offerte sul personaggio che dà il nome all'opera e l'inconcludenza del mistero centrale possono facilmente disorientare se si esce dalla sindrome di Stendhal causata dalle immagini. Ed ecco che sui social compare ciclicamente la domanda: ma perché Akira è un film così importante? Al solito i motivi che vengono offerti sono parecchi. Il più gettonato, forse, è quello del budget. Per anni il film di Otomo è stato il lungometraggio più costoso nella storia dell'animazione giapponese, un colossal senza rivali in un settore dagli investimenti certo non hollywoodiani. Un tale impiego di risorse, anche umane, non c'era mai stato prima in quel settore. Quindi sì, è un elemento importante della sua storia, come lo è l'avere un doppiaggio registrato prima del processo d'animazione, in contrasto con una tradizione che vede i doppiatori recitare le proprie battute su materiale già esistente. Una tecnica innovativa che si basa sulla forza dell'interpretazione attoriale per costruire l'immagine, poi sincronizzata in termini di labiale. E come dimenticarsi dell'immenso impatto internazionale? A tutti gli effetti, negli Stati Uniti d'America, Akira è un cast molto influente che ha avuto un ruolo fondamentale nell'esportare l'animazione giapponese. Citare l'Akira Slide è diventato praticamente un fetish di tutti i registi americani di nuova generazione. Poi c'è la rilevanza per l'immaginario fantascientifico, la qualità dell'animazione, la pazzesca colonna sonora. Ma il motivo più importante, almeno secondo me, è quello che più ha lasciato un segno nel presente degli anime: l'idea del comitato di produzione. Per realizzare il film, diverse aziende si riuniscono nell'entità unica chiamata Akira Committee, col compito di spartirsi i finanziamenti e di conseguenza anche i relativi incassi, diritti e fonti di revenue. Kodansha, che pubblica il fumetto, la Toho, già all'epoca colosso del cinema giapponese, il Mainichi Broadcasting System, la sempre pronta Bandai con 3 milioni di moto di canine da vendere, Akuodo, Laserdisc e Sumitomo. Prima di quel momento, il finanziamento degli anime si è sempre basato sulla presenza di un singolo sponsor che lega il suo nome al progetto per ricavarne qualcosa. Celebre esempio della Glico, compagnia di dolciumi, con Super Robot 28. È un modello dunque rivoluzionario che permette di accedere a risorse prima irraggiungibili. È emblematico che infatti Akira sia stato il film più costoso dell'animazione giapponese a fronte di un investimento di 5 milioni di dollari nel 1987, quando la Bella Addormentata ne era costato 6-15 anni prima. Gli anime sono sempre stati prodotti con mezzi inferiori a quelli normalmente richiesti dall'animazione, e l'idea di un gruppo d'aziende che possono investire più soldi a fronte di perdite magari anche minori, soprattutto all'epoca, sembrava davvero ottima per un settore fortemente precario. Dopo aver attecchito anche nella produzione televisiva con il responsabile Capitano Tyler prima ed Evangelion poi, si è rivelata però una piaga tremenda che condiziona tanti problemi della modernità. Uno su tutti, la forte dipendenza di tutta l'industria. Studi che possono reggersi sulle proprie gambe ce ne sono, ma sono pochissimi in confronto a quelli che hanno bisogno di aiuti esterni per sopravvivere e lavorare. È il contraccolpo di dover sgobbare per entità che alla fine della produzione mangeranno tutti i guadagni lasciandoti con un pugno di mosche e la necessità di lavorare ancora perché magari hai pure contratto debiti con altri studi. Un vero e proprio mostro moderno che esercita il suo controllo a seconda di quello che risulta più conveniente per i suoi interessi. È decisamente curioso che un tale esempio di corporalismo nasca da un film come Akira, che guarda caso racconta proprio il fallimento della rivoluzione socioculturale e la vittoria del capitalismo. Fatto sta che per realizzare un progetto tanto ambizioso, una tale combinazione di forze era più che necessaria. Il mondo degli anime ci sembra sempre così immenso e potente, ma conti fatti è un piccolo ambiente in cui il giro di soldi è spesso a beneficio di altre entità. Il film di Otomo, in tutta la sua maestosità, è la prova definitiva di come funzionano gli anime. Arte o non arte, intrattenimento o non intrattenimento, ad arricchirsi sarà molto probabilmente qualcuno.
qualcun altro. E se il settore versa in pessime condizioni, se intercalatori e novellini vengono pagati una miseria, se le persone se ne vanno per esaurimento, tanto male. Chiamiamo i coreani e passa la paura. Video molto breve, spero anche abbastanza conciso per rispondere al quesito secolare che vedo cicciare fuori in maniera abbastanza saltuaria su Facebook e sulle altre piattaforme, quando per un motivo o per un altro Akira torna al cinema o in una nuova edizione o un video. Visto che solitamente, soprattutto chi poi deve vendere il film e spingere le persone ad andare a guardarlo, lo pompa come uno dei più grandi capolavori dell'animazione mondiale, dice che è importantissimo, fondamentale, imprescindibile, ho pensato che magari per una volta sarebbe stato anche giusto dire il perché. E oltre poi a voler raccontare quello che secondo me viene un po' più tralasciato tra le varie motivazioni, ho comunque incluso un po' tutto per dare appunto anche a chi non ne ha idea un'infarinatura di base abbastanza completa. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando ad un prossimo appuntamento. See you, Space Cowboy.